Allora, niente, e detto questo, ho fatto una piccola scaletta per cercare di ricordarmi quanto di... Quando posso, la salute me lo permette, sono anche educatore. Dal 1983 mi occupo di bambini e facciamo delle cose belle. Spesso sentiremo in futuro, se andremo avanti e non ci fanno chiudere qui, le cose belle che hanno fatto, che abbiamo fatto con loro, e adesso stanno cominciando insieme a Pronto Chi Non Parla a lavorare con sottoscritto, che non sanno ancora chi è, ma prima o poi verrà fuori, perché io sono Pronto Chi Non Parla, però una mia identità che non ho nascosto. Mi è piaciuto questo gioco, no? Di chiamarmi come una persona che telefona, che sta parlando al telefono con qualcuno che non c'è. Ora sono certo che tu, se non ci sarai subito, ci sarai in futuro, prossimamente, e mi stai ascoltando. E ti parlo al presente perché tutto ciò che faremo, anche un gesto importante alla fine di questa telefonata, succederà che non avrà un suo sussistere temporale, perché oggi è il 23 settembre, quando ti giungerà, quando vedrai questo video, stai ascoltando la mia voce che parlo adesso, in questo momento, al telefono con te. E questo vale anche per tutti i visitatori di YouTube, coloro che vedranno questo video anche attraverso le televisioni, non lo so, che stiamo cominciando un po' a far sentire che esistiamo senza presunzione. E allora, Giovanni Paolo II nel suo pontificato ha avuto modo proprio di visionare delle cassette dove ci stava qualcosa di importante che hanno fatto questi bambini di cui ti parlavo. I gruppi si chiamano Fanciulli Piccoli Messaggeri di Pace, e chi va in internet, quando comincerà, c'è un piccolo sito che parla di loro, è in costruzione, qui ci sarà tanto da dire, ma si pensa più a lavorare che a scrivere la storia, è importante più lavorare adesso. Poi, che fa? Queste belle cose che hanno fatto, lui ha visionato in Vaticano, a suo tempo, delle videocassette con una preghiera particolare di questi ragazzi, che gli è piaciuta molto. Si parlava di un segmento di un progetto che speriamo di realizzare, di far realizzare loro. A questo progetto, che coinvolgerà tutti i bambini del mondo, praticamente io non è una cosa che ho pensato con la testa, una certa signora Michelle che conosci e due ragazze si dovrebbero occupare di cominciare negli USA un discorso che stiamo già cominciando in Italia con questi ragazzi per questo progetto, ma questo se ne può parlare al di là di questa chiamata, perché io devo dirti una cosa importante riguardo a tua nonna. E ho qui una signora, la statua di una signora, che ha un regalo per te di tua nonna, che ti manda tua nonna, ti manda lei. Quando verrai in Italia faremo in modo di dartelo, un piccolo pensierino, che non è importante l'oggetto, quello che sarà, ma è importante la nonna che ti manda un bacio, e poi tu sai più di me quello che era il tuo rapporto con lei e quello che lei aveva con te, ma adesso si è rafforzato, questo ti dico, che si è rafforzato tantissimo, è diventato molto più grande, quello che è l'amore, quello che erano i sentimenti per te e per la famiglia, tutta la tua famiglia e i tuoi, diciamo, della tua famiglia di origine. Allora, niente, io se ho dimenticato qualcosa, sì,
Dovresti appena possibile, possibilmente entro il giorno della primavera, dovresti incontrare il Santo Padre come tu vuoi, come tu vorrai. Io non c'entro niente, so che dovrai incontrarlo entro il 21 marzo. Poi, se ti trovi in Italia, io qui ho messo questo poster che ho fatto per gioco, no? Dove io tengo una pizza, tu c'hai un burattino di Pulcinella, che è il nostro personaggio popolare di Napoli. E c'è scritto benvenuto a Napoli perché qui magari in forma privata io dovrei dirti moltissime cose che non posso dire qui per telefono e oltre a darti il pensierino per la nonna e magari con tua moglie e le tue ragazze se volete si potrà discutere un po' di questa cosa, si vorranno insomma cominciare a lavorare per questo progetto con i bambini degli USA, attenzione, non c'entra niente col tuo, con l'essere presidenti adesso tu, questo tipo di progetto. Poi c'è ancora un mare di cose da dire che magari il giorno prima di andare dal Santo Padre, se puoi passare di qua una giornata di lavoro con la tua famiglia e anche di abbracciarci come persone comuni, io non come diciamo quello che sta al telefono, anche ad essere deriso, e tu non sarai una famiglia un altro paese che viene così, viene a visitare un po' Napoli, ma avremo più da lavorare, poi possiamo fare una preghiera insieme, settimana la faremo. Io ho fatto una scaletta, voglio vedere se sono riuscito a dirti tutto, scusami. E niente, allora io ti aspetto e ho fiducia. Qualsiasi cosa noi comunicheremo attraverso gli ambasciatori, altrimenti io ti stimo, sei sempre una persona squisita, ti faccio tutti gli auguri per il futuro. E adesso vedi questo santo al quale io tengo come un amico come te, no? Però è un amico che sta, diciamo, abita un po' più su di questo nostro mondo. E allora lui. Questa è proprio c'è una benedizione qui, dove attraverso di lui Dio ci benedisce. Io ti saluto personalmente, vorrei proprio terminare, non oso farlo, ma chiedo a Padre Pio di chiedere a Dio Padre che è qui, di benedire me, te, tutta la tua famiglia, tutti coloro che vedranno questo video, anche al momento che saranno benedetti ugualmente per quel gioco spazio-temporale che ti dicevo, mentre vedranno questo video, e tutto il mondo, Dio ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Obama, grazie di avermi ascoltato. E grazie anche a tutti voi, se siete stati capaci di seguire questi video. Grazie, grazie. Ciao, ciao Barak. Ciao a tutti.